Buonasera a tutti, ci troviamo al campetto di San Mango d'Aquino, dove ha avuto inizio il primo memorial dedicato a Nicola Bartolotta. Per chi non sapesse di chi si tratta, lo chiediamo al figlio, Franco Bartolotta. Buonasera. Buonasera. Allora, che cosa ci dice suo padre, chi era, cosa ha fatto nella sua vita? Ma mio papà è stato un gran lavoratore, ma amava il calcio. Tanti anni fa è morto un nostro fratello e lui per parecchi anni ha sempre organizzato partite a San Mango e tornei vari nel periodo estivo, e dopo qualche anno con i miei fratelli abbiamo parlato e abbiamo deciso di cominciare anche noi a portare avanti questa tradizione che ha portato avanti mio papà per tanti anni. E a San Mango è il primo anno, più che altro per motivi diciamo tecnici, perché non riusciamo con i tempi a organizzarci, e a Milano siamo già oltre la quinta edizione. Tutto è nato perché con la nascita del primo nipote abbiamo cominciato a, giocando a pallone, abbiamo cominciato a organizzare questi tornei, che oltretutto è un torneo di federazione, perciò è un torneo abbastanza a Milano che funziona abbastanza bene. E adesso per quest'anno abbiamo deciso di farlo qui a San Mango, anche perché lui lo faceva sempre a San Mango, e ci stiamo portando avanti appunto per questa tradizione, sperando che vengano tanti bambini. Infatti è tutto organizzato sui bambini, e sicuramente dopo faremo una partita chiamata Le Vecchie Glorie per divertirci tutti insieme con persone che conoscevano bene a mio padre. Sappiamo che questo memorial comunque non è caratterizzato da una sola partita, ma ci saranno tre partite se non sbaglio. Sì, inizialmente abbiamo iniziato con i bambini dell'età 2005, 2006, 2007 che stanno giocando in questo momento, e dopo ci sarà tre squadre, una di San Mango, una di Falerna e un'altra che praticamente è una mista dei ragazzini che vengono da fuori, e che faremo una squadra loro e faremo un triangolare proprio per far divertire anche loro. Finito questo faremo una partita, come dicevo prima, delle Vecchie Glorie, e sono tutte persone che conoscevano bene lui, che hanno giocato con lui e tutti li volevano bene, da quanto sembra. Spero che verranno in tanti. Quindi dopo che avete iniziato questa tradizione la porterete avanti per molto tempo? Assolutamente sì, per quest'anno non siamo riusciti a organizzare all'ultimo momento, però abbiamo già deciso, parlando anche con i ragazzi di San Mango che organizzano sempre gli eventi, parlo di Steven Trunzo, Domenico Fiorillo, e metteremo anche addirittura come annuale tutti gli anni in periodo estivo un torneo che durerà magari anche di più di un giorno, come faremo oggi. Ringraziamo il signor Franco e gustiamoci questa partita. Questa partita è fantastica. Dai, vedete, grazie. Cioè non è che li abbiamo visto crescere da piccoli. Ecco i bambini che con molto entusiasmo, con molta voglia di giocare, stanno proseguendo con la loro partita. Il pubblico è sempre più numeroso, cresce a vista d'occhio. In quanto vedere giocare dei bambini è sempre una gioia. Che modo dobbiamo stare fermi mezz'ora che devono giocare gli altri? Al massimo un metro dall'altro.
c'è Matteo con te, come sempre. Matteo è lì. Stefano, Stefano. Il secondo portiere. Sì, certo. Allora, Stefano, non giocando con Alfio e tu, i due difensori. E lui centrale, va bene. Bianca, Bianca. Pasqua 1-2. Ah, trampa che te la testa, mi piace. Va bene, oh, va bene, eh. Pasqua, sta più larga a destra, Bascocchio lì. Seguilo, Non è male, vale. Ehi, ripartite da là! Aspettiamo la partita! Ce la tocca, sì! Oh, era solo quello, eh! Sali! Ho visto? Vieni, vieni nel centrocampo. No, invece... Passa Mattia. Ok, Nico. Dai di testa, Nico! Ah, no! Vai, fa! Ricky! Passa la palla!
te la passa la palla. Aspetta, Pasqua, aiuto. Ma pochissimi secondi. Vai, dai, vai.